Pronto? Giusy? Senti Giusy, io e Emilio forse stasera no, non qualche film passiamo a prendere. Puoi venire? Anche con l'amica? L'amica con me? Non puoi andare una Adesso foto? dedichiamo un brano alla memoria di un nostro collega scomparso da poco. A Kurt Cobain, leader dei Nirvana. Kurt, questo brano è per te. Gesto veramente questo del 2 novembre, ma la vita continua qui ad Extra TV in attesa del nuovo miracolo italiano. Mi avete chiamato? Eccomi qui! Sangre e muerte! Per tutti i compagni comunisti cinesi! Ma con chi ho il piacere di conversare? Sono Chiavic, sono un supereroe! Chiavic, un supereroe? Ma chi ti ha chiamato, Chiavic? Mi avete chiamato voi, perché ovunque ci siano persone, nomi, cose, città, animali in difficoltà, ebbene, io accorro. Sono Chiavic! Ma nessuno di noi ti ha chiamato, Chiavic! Comunque, visto che sei qui, dimmi, come si fa a diventare un supereroe? Cosa si fa per diventare Chiavic? Certo! Semplicissimo. Fatto un concorso, c'erano 5 posti per supereroe in Italia, no? Ho dovuto superare 3 prove difficilissime e poi sono diventato Chiavic! E com'erano queste 3 prove, Chiavic? Erano 3 prove estremamente impegnative. Raccontacele! Pensa, il primo giorno ho dovuto affrontare una prova estremamente impegnativa. Ho dovuto trovare parcheggio in città il giorno dell'esame. E chi non trovava il posto? Non veniva ammesso al concorso! Oh! Ma eravamo pronti allora già per la seconda prova! Ehi, in Chiavic! Cosa consisteva la seconda momento, prova, Chiavic? Un momento! Ehi, Chiavic, sei forte! Lo so! Ma solo! Qual era la seconda prova, Chiavic? La seconda prova consisteva nel guardare interamente una puntata di Domenica in... Oh! Ma Chiavic, doveva essere terribile! È stato terribile, davvero! Siamo sopravvissuti in pochi! E la terza prova? La terza prova è stata la cosa più difficile di tutte. Addirittura, più difficile che vedere Domenica In. Molto più difficile. Ma Chiavic era lì. Ci hanno dato un ghiacciolo a testa e abbiamo dovuto togliere tutta la carta dal ghiacciolo. Umanamente impossibile, Chiavic. Sei forte, Chiavic. Chiavic, ma sei veramente forte. Lo so. Ma insomma, Chiavic, a questo punto, visto che sei un supereroe, Chiavic, Chiavic, vieni qua. Chiavic. Che? Ma qual è la tua missione? La mia missione è scovare tutti i Chiavic che popolano la Terra e combatterli! Ma chi sono i Chiavic? Sono tanti e io li combatterò sino alla morte! Chiavic, sei il massimo! Lo so! Fatto care cose e biscotti! Scusate, pronto? Sono Chiavic. C'è una missione per Chiavic! Accorro subito! Ebbene, nuove avventure attendono Chiavic, ma tornerò! No, Chiavic! No, non no, tornare! No, non è Chiavic, sei forte, Chiavic! Lo so! Accadono cose incredibili a Extra TV. Adesso siamo ai sondaggi finali. A te la linea, Pa. Certo, sì, mi rendo conto che lei si stava lavando i piedi, ma io cosa ne so? Non è un mio video telefono? Certo, sì. No, lei è inutile, alza la voce. Lei è un bel caffone, lei è un bel imbecille, anche quella stronza di sotto. Sta andando molto bene il sondaggio, grande entusiasmo, lo sai? Tra l'altro mi avanzano anche dei gettoni. Mi vai a prendere un cornetto? È un Kinder, ciao. Ecco, il sondaggio. La prima domanda, ve la salto perché mi sta proprio antipatica. La seconda domanda che ho fatto è: 16 mesi di fervidi preparativi per il matrimonio sono per voi sufficienti? Appena appena, risponde il 107% delle mamme. Che palle, pensa l'11% delle figlie. Ecco un'altra domanda. Pensi, e scusa se ti do del tu, che sia più giusto per una coppia aperta viaggiare su un'auto cabriolet? Qui proprio mi hanno mandato a fare in culo tutti, in coro. Non so se sia valido. L'ultima, no, la penultima, la quart'ultima domanda. Dopo che hai fatto all'amore con tua moglie, fai le scale anche a 2 gradini alla volta? L'87% abitiamo al pian terreno e il 13% anche noi.
Un'altra domanda allo sposo. Sei disposto, e scusa se ti do del sei, a prendere una forte mazzata sulle palle pur di non compilare la lista di nozze? Il 200% degli italiani ha risposto sì, e ci mancherebbe altro. E veniamo all'ultima. L'ultima dice: lo sai che sposandoti chiunque e dovunque fai una delle cazzate più grandi della tua vita? Il 4000% degli italiani ha risposto sì con entusiasmo e sono finiti i gettoni. Oddio mio, pronto? Sì, sto telefonando a carico del destinatario. Sì, vorrei fare un espresso a me stesso. Pronto? Sì, ciao, sono Pinocchio. Sì. Sì, quel di Collo. Grazie Pinocchio per il contributo e a questo punto non ci resta che commentare a caldo questi sondaggi. Romano, lei se le aspettava queste risposte da parte degli italiani? Io ormai da questi italiani non mi aspettavo più niente. Lei è deluso? No, io sono di Putignano. No, intendevo dire... Vabbè, comunque Romano, lei risposerebbe allora alla signora Maria? Sì, proprio ieri ho letto su Selezione che il vero amore è il frutto della conoscenza. Dove l'ha letto, scusi? Su Selezione, noi siamo abbonati. Signora Maria, e lei invece risposerebbe Romano? Sì, lo rifarei, purché si cambia l'abito di matrimonio. Perché era brutto? Per dire brutto, bruttissimo. Lei pensa, signor Tata, che era di colore grigio metallizzato. Mamma mia. Che più che uno sposo sembrava un operaio dell'Indesita. Romano poteva anche vestirsi meglio, scusa. E se vedeva la cravatta poi? Cosa aveva la cravatta? Non lo so di che cosa era, di che tessuto era, schifosa. Allora, vediamo. Romano, di che tessuto era la cravatta? Mogano. Lei pensa, signor Tata, che noi per fare il taglio della cravatta abbiamo dovuto prendere una sega circolare. Addirittura? Sì. Vabbè, comunque, in conclusione, signora, lei oggi è felice? Sì. Lei lo rifarebbe, quindi? Sì. È permesso? Siamo noi la luce dell'amore, e la porta via il buio dal tuo cuore. Ciao fratello, ciao. Sono il fratello Johnson. Piacere. Anche lui è fratello Johnson. Molto lieto. Siamo Johnson e Johnson. Cosa posso fare per voi? Siamo della chiesa... Dicevo, siamo della chiesa... Dicevo, siamo... della chiesa di Momon. Tu conosci Momon? No, guardi, mi dispiace, io conosco solamente Padre Distante di San Nicola. Peccato, Momon è il capo della nostra chiesa. La nostra chiesa si divide in due grandi gruppi, mormone maschile e mormone femminile. Voi siete mormoni maschili, mi sembra di capire. Ma c'è anche scritto qui. Certo. Non stesso scritto, ma è scritto. C'è scritto, sì. Dicevo, tu non hai letto niente di Momon. No, purtroppo mi dispiace, ma sono un po' a corto di... È un vero peccato, perché Momon ti può essere utile in qualsiasi momento. Momon ti può correre in soccorso ogni qualsiasi volta tu ne ebbe bisogno. Ma magari, ma, come dire, non sono istruito in materia. Per esempio, allora facciamo degli esempi per dire qual è la differenza tra Momon e altre religioni. Qual è la differenza? Per esempio, Mosè diviso in due in Mar Rosso. Sì, sì. Ebbene Momon... divise 500 lire di focaccia in 8 persone. Le volte, vedo queste cose. For speak. Cosa? Per dire. Ah, certo. Cioè, ad esempio, Gesù. Dica, Gesù, dica. Il grande Gesù, famosissimo, fece resuscitare Lazzaro. Sì, sì. Ecco, per dire, Momon, subito dopo, lo fece morire di nuovo. Come mai? Niente, per fare il miracolo. Ah, cioè, contro miracolo. Questo braccio di ferro tra... Gesù e Momon durò molti anni nel tempo. Cioè Gesù appena seppe che Momon fece morire Lazzaro, volò al sepolcro di Lazzaro e disse: a Lazzaro, alzati! E Lazzaro subito resuscitava e andò via Gesù. Subito dopo, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, Momon. E perché? Per non farsi sentire da Gesù. Tic-tic-tic, arrivò Momon e fece subito morire Lazzaro, ma Gesù lo seppe contemporaneamente e volò sopra il sepolcro di Lazzaro. Ma e disse: scusa Johnson, come andò a finire questa cosa? Appunto, è scritto qui. Allora leggiamo e basta che... Lazzaro si suicidò. Si era scucciato. Vabbè, io vi ringrazio, è veramente affascinante quello che mi state dicendo. Grazie. Ma tutta la vita di Momon è affascinante.
Che è successo? Che c'è? Oddio! Oh, caspita, sono beccato! Caspita, miseria! Momo! Oddio, ce l'ho presi! Presi tutti qui! Che Momo! Dici? Ci hanno beccati dalla prima puntata! Il programma di Rinascita Nazionale sta subendo un attacco! L'appuntamento è domani! L'appuntamento è domani! Ciao a tutti! Presto, compatti! Tutti lì! Basta con quella sirena! Basta! Mio padre ha una sirinca e la domenica mattina lui scende presto e la lucida e dal suo posto non la sposta mai e dal balcone la sera. Sta attento se i ragazzi come noi la sfiorano appena. E quattro ruote che di auto ne sa, quota a parte l'usato di papà, che è lì fuori da solo, che guarda l'auto ed è contento di avere un'auto al mondo. Mio padre ha il suo cruciverba e la domenica mattina lui dietro gli occhiali lo osserva, orizzontali e verticali, definizioni, ed è felice se gli chiedono le sigle d'auto, le iniziali, tutte le abbreviazioni, e il giornalaio poi gli chiede se ha letto alla rubrica, forse non tutti sanno che è la sua SIM Camille, l'auto più pulita del mondo, che copre quando cambia il tempo. Mio padre ha sempre con sé una bicca e al retrovisore foreste di armagi che è un aftershave made in Hong Kong. Portava